quando voglio. Sono pronta, ok? Mi sentite? Buon pomeriggio dal Teatro San Giorgio di Udine. E cominciamo il convegno Dante, la montagna, le lingue, dedicato proprio a... A questo universo delle parole nel quale il sommo poeta ci ha attirati, coinvolti su temi che so alla qua ai quali la società alpina friulana è molto attenta, e in particolare appunto la montagna come luogo fisico, ma anche come luogo sociale, antropologico e ehm, anche legato a poi tutto il mondo degli idiomi, delle lingue. Siamo in Friuli Venezia Giulia, quindi il friulano c'è molto caro e sappiamo che Dante ne ha parlato, per cui eh, prima di introdurre i relatori che avremo e anche il collegamento con l'Argentina che è molto importante, vi ricordo che eh, la Società Alpina Friulana organizza questo incontro con la collaborazione della Società de Dante Alighieri di Gorizia e con l'Associazione Due Mondi. Che ha creato proprio questo ponte con l'Argentina. Per i saluti eh, abbiamo eh, con noi Umberto Sello per la società alpina friulana e Antonia Blasina Miseri, che è la presidente del Comitato Dante Alighieri di Gorizia. Ma prima, con molto piacere, eh, vi facciamo ascoltare il saluto che ci ha inviato l'assessore regionale Tiziana Gibelli, l'assessore regionale alla cultura, che Sostiene questo progetto nell'ambito di una montagna di cultura, che è appunto il percorso che sta seguendo la Società Alpina Friulana in ambito culturale, insieme al Comune di Udine, perché siamo inseriti nei, negli eventi di Udine Estate, e la Fondazione Friuli che ci avvicina. Bene, quindi ascoltiamo il saluto dell'assessore Gibelli. Tanti gente della nostra terra e del nostro paese ci hanno dato un'eredità importante. Dante è indubbiamente però quello che ci ha lasciato l'eredità più bella e anche più gravosa perché dobbiamo portarla avanti. Dante ci ha dato la lingua italiana, una lingua che si parla in tutto il nostro paese. E ci ha anche dato uno, uno spaccato dell'uomo, dell'essere umano, della donna del male e del bene, che credo ci possa servire anche in tempi burrascosi come quello che stiamo vivendo, ma ci dà anche la prospettiva, la prospettiva di qualcosa di meglio, perché dopo la discesa agli inferi si va in purgatorio, si passa in paradiso e, e comunque si esce a rivedere le stelle. Noi stiamo uscendo a rivedere le stelle dopo la pandemia, questa celebrazione dantesca che cade proprio in quest'anno forse vuole dirci che è proprio il momento di uscire a rivedere le stelle bene grazie all'assessore Tiziana Gibelli che ci ha mandato questo saluto e io senza indugio passo la parola dopo Insomma, la sua esortazione appunto a lavorare e a eh, operare, anche grazie alle parole di Dante, per rivedere le stelle, a eh, Umberto Sello, che è un consigliere della società alpina friulana, nonché responsabile del nostro patrimonio archivistico e che appunto ci porta al saluto della, della sezione storica di Udine del Club Alpino Italiano. Buongiorno a tutti, eh, sarò brevissimo perché non, non vorrei por portarvi a tempo ai due relatori, eh, vi porto il saluto della società alpina friulana che è il, il motore di questa iniziativa, come ha detto l'Alessandra assieme alle due associazioni, la Dante Alighieri della sezione di Gorizia in questo caso, e l'associazione la eh, sì, culturale Due Mondi, eh, quando abbiamo pensato all'inizio dell'anno di fare eh, con la Commissione Cultura eh, un intervento non potevamo essere assenti nell'anno di Dante. E quindi c'è stato un pensiero di eh, collaborare tra associazioni ultracentenarie come l'Alpina che è nata nel 1874 parlavamo con l'associazione Dante Alighieri che è nata alla fine dell'Ottocento e anche se a titolo personale c'è il professor Vicario ma anche con la filologica che ho compiuto 102 anni quest'anno ecco collaborare e mantenere viva l'associazionismo, la, eh, che è molto importante. Non arriveremo mai ai livelli eh, di fine 800 e inizio novecento, perché c'erano delle persone veramente di livelli, chiamiamole superiori. Noi abbiamo avuto nell'Alpina 50 anni eh, di, di presidenza Marinelli. Ecco, quindi è considerato uno dei più grossi geografi d'Italia e forse non solo d'Italia. Quindi, sono argomenti sicuramente eh, che stuzzicano eh, la curiosità. Eh, devo dire la verità, eh, come dicevo prima, che non si offenda il professor Vicario, io, mh, le citazioni sulla montagna e Dante sono quelle che mi, mi stuzzicano di più da uomo di montagna e ancora di più per il ricordo, per esempio, da, da speleologo puro che, che sono, eh, della famosa visione del, di Dante a Tolmino. Eh, che poi oltretutto è diventata la, mar la marca di fabbrica della, della stamperia Fratelli Mattiussi, che è quella che ha stampato nell'Ottocento i codici eh, di d'anteschi friulani. Quindi ben venga la collaborazione, ben venga l'argomento, e eh, sperando che sia una giornata perché non è una serata eh, interessante e vi auguro un buon, un buon ascolto e buona partecipazione. E... E grazie Umberto Sello e abbiamo il piacere di avere qui con noi la professoressa Antonia Blasina Miseri che è la presidente del comitato Gorizia della società De Ante Alighieri che ci racconterà un po' qualcosa su questa società benemerita che anche lei ha una storia molto lunga e eh, con la quale in passato la società alpina friulana agli suoi esordi all'indomani della eh, Unità d'Italia a fine dell'Ottocento collaborò proprio per per fare l'Italia, no? per esplorare i territori che erano da poco entrati, in particolare Friuli Venezia Giulia, nel territorio italiano, ma anche per diffondere la lingua, eh, la lingua di Dante, appunto. Poi, insomma, ascolteremo lei quello che ti, ci dice. Professoressa, grazie. Sì. Eh, buon pomeriggio a tutti. Un onore per me essere qui con voi, essere stata coinvolta in questo interessante convegno, appunto, Dante, la montagna e le lingue. E ho accettato eh, subito il vostro invito, ecco, però ho pensato chi potremmo eh, coinvolgere ecco, in questo eh, come relatore. E eh, mi sono permessa di, di chiedere al professor Francesco Carbone, che ha accettato appunto, aveva già un tema eh, appunto sul, su Dante e la montagna. Tra l'altro, tengo a precisare che eh, tra le varie, adesso ci sono tantissime iniziative per ricordare il settecentesimo anniversario della morte di dante ligheri e anche noi stiamo ehm, sì, abbiamo organizzato con una serie di eventi tra cui il più importante è, è l'allestimento di una mostra con opere proprio immagini dell'inferno eh, per, op per opera del professor francesco carboni che sarà qui relatore è una mostra itinerante eh, che si compone di ben 78 immagini, ha iniziato il suo percorso a Trieste lo scorso maggio e, eh, ora è allestita a Cormons, eh, se aveste piacere di visitarla rimane allestita sino a domenica e proprio eh, domenica pomeriggio alle ore 17 ci sarà l'ultima... Ehm, conferenza del, del dottor ehm, Antonio eh, Perciaccante su Dante e la medicina. Per cui Dante è un tema così che si adatta a vari campi eh, declinabile, ecco. e declinabile. Dicevo che questa mostra, eh, tra l'altro mi fa piacere che l'ultima immagine è stata utilizzata proprio per questo bellissimo. Uh, il manifesto, insomma, ecco, che ritrae appunto torniamo a rivedere le stelle. Proprio è con questo convegno e tutte le altre manifestazioni che noi ritorniamo finalmente a rivedere le stelle dopo un periodo molto, molto grigio, ecco, e con tanto entusiasmo e con tanta speranza. E dicevo che la nostra mostra farà tappa eh, in altri luoghi e, mh, e sarà sicuramente allestita ecco, per la settimana della lingua italiana nel mondo a Pola, presso la comunità degli italiani, eh, dove insomma, si è creata una sinergia tra la comunità degli italiani di Pola, l'università, eh, l'Unione Italiana, eccetera. E ecco, forse anche la porteremo in altre, in altre località, tra l'Italia e l'Austria e la Croazia. E, ecco, volevo spendere due parole riguardo la Dante, la Società Dante Alighieri, che venne fondata nel lontano 1889 per volere di Giosuè Carducci, un gruppo di intellettuali. Ecco, per diffondere appunto la lingua e la cultura italiana nel mondo. E era il periodo della grande eh, emigrazione italiana, ora l'Italia è diventata una terra di immigrazione, allora eh, gli italiani emigravano soprattutto nelle Americhe, nell'America del Sud e per questo motivo nella sola Argentina ci sono ben 120 comitati della Dante. So che ci sarà un collegamento con l'Argentina. e... Eh, noi siamo molto, eh, c'è un legame molto forte con l'Argentina, io ho partecipato proprio due anni fa al congresso mondiale della Dante a Buenos Aires, è stata un'esperienza bellissima, eh, anche perché sono tantissimi gli italiani, i discendenti di italiani, l'italiano è una lingua molto amata, la, la, la letteratura, è, insomma la lingua comunque è, è anche parlata logicamente. Ecco, de, gli argomenti insomma, che verranno trattati in questo, in questo convegno sono veramente interessanti. Mi complimento eh, con gli organizzatori e eh, ringrazio in particolar modo la dottoressa Alessandra Beltrame appunto, per questo coinvolgimento. e So che appunto, in passato la Dante aveva collaborato con la società. Eh, alpina Friulana, eh, appunto perché c'era un comitato qui a, a Udine, ma ciò non toglie che questa collaborazione possa continuare. Noi crediamo veramente nelle sinergie, perché eh, soltanto attraverso la collaborazione e la creazione di queste sinergie si può. Ehm, creare pro, appunto ehm, realizzare dei progetti anche molto ambiziosi dove ognuno può offrire ecco ciò che eh, le proprie risorse e auguro a voi tutti una buona continuazione, buon convegno e grazie ancora Buonasera Grazie, grazie a Umberto Sello per la società Alpina Friulana e Antonia Blasina Miseri per eh, società Danti Alighieri e a questo punto invitiamo i relatori per eh, entrare nel vivo di questo convegno e, e quindi avremo con noi il professor Francesco Carbone e eh, il professor Federico Vicario. Buonasera a tutti. Buonasera, Applausi. grazie. E professor eh, Carbone, a lei la parola, a lei il compito proprio di eh, parlarci di Dante e la montagna e poi ascolteremo anche le parole di, eh, del professor Vicario. Ma abbiamo un terzo relatore che è da, dall'Argentina, da Colonia Caroia, eh, il professor Antonio Francisco Roia che salutiamo con molto piacere. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Mi ascolta il Sì, sentimbe no, bene? Sì. sì. <ride> grazie, grazie. Grazie. Ecco, quindi poi ascolteremo certamente molto con molto piacere anche lui. Bene, eh, professor Carbone, a lei la parola eh, per eh, ascoltarla su questo tema che ci incuriosisce molto. Grazie. Si sente? Bene, questo è un disegnetto che ho fatto per fare per me stesso intanto un'idea della montagna. Che è... Così? Eh, Quindi, questo me lo potrei anche togliere in teoria. Ma ci arriviamo a questo? Allora, intanto eh, nel 200, nel 300, nel 400 non si andava in montagna, non solo, le montagne facevano paura. Eh, ovviamente, non c'erano sentieri con i segnavia, non c'erano rifugi, non c'era nulla. La montagna è un luogo dove si muore. Quindi, l'idea che Dante ha della montagna non è certamente di un luogo amichevole. E allora per darvi un po' l'idea di come nel Medioevo si pensava la montagna, ho pensato di eh, raccontarvi due piccole cose degli altri due grandi del Trecento, una volta si diceva le tre corone, Boccaccio, Petrarca e Dante. E il primo che È andato in cima a una vera montagna, è stato Petrarca, ed è andato in cima al Mont Ventoux, che è in Provenza. No? Se, se si è per esempio ad Avignone, si vede incombere questa montagna di oltre 1900 metri, che in particolare è eh, mitica per i ciclisti, perché è una montagna dove spesso si sono fatte delle tappe storiche del Tour de France. Io mi ricordo da bambino il primo ciclista che morì di doping, morì durante una. nel 1964, credo: un inglese che iniziò a barcollare sulla, su una salita del Ventoux, crollò, morì e eh, si capì che venne fuori che, era, che, che faceva doping, insomma. Io sono andato in cima al Mont Ventoux, proprio perché mi interessava molto Petrarca. Allora, il Monventù, il monte ventoso, è un monte che alla base è, eh, ha una temperatura, diciamo, mite, perché siamo in Provenza, ma man mano che viene in alto diventa sempre più freddo, in cima fa veramente freddo. Allora, Petrarca, quindi la generazione subito dopo Dante, è il primo, almeno intellettuale, che va in cima a una montagna. 1910 metri e lo racconta in una epistola, in una lettera famosissima, la prima del quarto libro delle Familiares, delle lettere familiari, partendo da qua più o meno. Chiare, fresche e dolci acque, no? Ci insegnano a scuola. Allora, Petrarca aveva, si può andare a vedere ancora adesso, una casa in un posto meraviglioso, è uno dei dei posti che nella mia vita ho visto che più fanno pensare al paradiso, è il luogo dove sorge il fiume eh, che, dà il punto che lui chiama il fiume delle chiare fresche e dolce acqua, la Sorg, e, e queste sono le acque, qui siamo più o meno a livello del mare, e lui decide con suo fratello, come, come Lessi che disse a un alpinista inglese quando gli chiesero perché andò sul K2, mi sembra. E lui rispose: Perché è là, <ride> quindi era attratto dalla, dalla sfida no? della montagna. Il primo che racconta questo è Petrarca, in questa lettera. Vedete come appare il Mont Ventoux dalla, dalla pianura della Provenza? E l'inizio è già bellissimo. Oggi, spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre, per la sua altezza. Sono salito sul più alto monte di questa regione, chiamato giustamente Ventoso. Da molti anni mi ero proposto questa gita e gita mi sembra una traduzione un po' così, perché Petrarca scriveva in latino. Questo iter, dice Petrarca, no? questo percorso. Come sai dice a Dionigi di Borgo di San Sepolcro, che è l'amico che scrive questa lettera, infatti ho abitato in questi luoghi sin dall'infanzia e questo monte, che facilmente si può ammirare da ogni parte, mi è stato quasi sempre negli occhi. Quindi Petrarca è il primo che va in cima a una montagna, non perché sia costretto da una qualche necessità, non perché debba come Dante scappare e trovare un luogo dove rifugiarsi, ma per il solo desiderio di vedere. La lettera è bellissima, l'ha trovata anche in molti siti internet, però è una lettera anche deludente, perché vi racconto io come va avanti. Quando lui e il fratello cominciano a, a salire, incontrano un vecchio e il vecchio dice, eh, dove state andando? Non c'è niente là, no? Eh, vogliamo andare in cima alla montagna. E, e il vecchio dice, non ha nessun senso che andiate in cima alla montagna, è solo fatica, è solo il rischio di perdersi, di morire. E basta. E Petrarca dice una cosa che probabilmente vale per qualunque generazione di giovani. Petrarca dice ma proprio perché ce lo proibisce il desiderio di andare aumenta. Morale, Petrarca si perde. Si perde perché decide di non seguire il sentiero e da quell'ingenuo che è, vedendo che questo microscopico sentiero no, ovviamente faceva delle curve, pensava che tagliando la curva andando dritta avrebbe risparmiato fatica e ovviamente si perde. Quando finalmente arriva in cima, aveva con sé, come aveva sempre con sé, un libricino, come questo. Questa è una Divina Commedia, tutta guardate che piccolo che può essere un grande libro, che era il libro della sua vita, cioè le confessioni di Sant'Agostino, uno dei libri capitali della cultura occidentale. E lo usava anche come un libro magico, cioè lo apriva a caso e vedeva cosa diceva il libro. Lo apre a caso e legge questo, e vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti accidenti, no? Io ho letto le confessioni di Sant'Agostino più di una volta e vi assicuro che è l'unico pezzo dove si parla di andare in cima ai monti, quindi Petrarca in cima al monte Ventoso lo apre a caso e succede questo. E vanno gli uomini a contemplare la cime dei monti, i vasti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri e trascurano se stessi. Petrarca si sente colpito come se Sant'Agostino gli fosse apparso di persona. Poi c'è un bellissimo libricino di Petrarca che è il Secreto dove gli appare Sant'Agostino. Viene mortificato. Cosa vai a fare in cima a una montagna? Quando stai trascurando te stesso. Perché il principio fondamentale della poi, filosofia di Sant'Agostino è che la verità non è nel mondo, la verità è nell'anima. Quindi il vero viaggio, come diceva già Eraclito, eh, 4-500 anni avanti Cristo, è dentro, il vero infinito è dentro di te. Insomma, il primo. Occidentale che va in cima a una montagna, va in cima a una montagna per dirci che è stupido, perché il viaggio fondamentale è quello che va fatto dentro se stessi. E allora, intanto, su che montagne si andava? E per far cose? Eh, le montagne erano letteralmente fuori del mondo, e quindi se si andava su una montagna era per stare fuori del mondo. Quindi sulle montagne nel Medioevo c'erano gli eremi, dove stavano gli eremiti. E c'è una bellissima novella di Boccaccio, l'inizio della quarta giornata del Decameron, anche abbastanza famosa credo. Sono tornato indietro invece che andare avanti, scusate. Eccola qua. Dove si parla di un monte che si chiama Monte Senario. Il Monte Senario ormai fa parte di Firenze, è praticamente nella periferia di Firenze, è un colle no? E dove si racconta questa storia? Si racconta la storia di un signore che si chiama Filippo Balducci. Filippo Balducci era rimasto vedovo e aveva un figlio piccolo. Leggo perché data ogni sua cosa per Dio, cioè vedovo lascia tutti i suoi beni alla Chiesa, senza indugio se ne andò sopra Monte Asinaio, che oggi si chiama Monte Senario, 815 metri. Arrivare a 815 metri voleva dire già isolarsi completamente dal mondo. E lì, quivi, in una piccola celletta, si mise col suo figliolo, si mise col suo unico figlio. Erano in due: il papà e il figlio, che in quel momento era un bambino piccolo, col quale. Di limosine in digiuni e in orazioni, vivendo, vivendo di elemosine come vivevano gli eremiti. No? Gli eremiti erano presi per santi uomini e quindi i contadini, i pastori lasciavano un formaggio, lasciavano un po' di noci all'eremita, vivendo di elemosine e in preghiere, sommamente, cioè massimamente si guardava di non ragionare, che nell'italiano del 300 vuol dire non parlare. Laddove gli fosse di niente che fosse peccaminoso, di alcuna temporal cosa, tanto meno di femmine, né di lasciargli andare alcuna cosa peccaminosa vedere, a ciò che esse, da così fatto servigio, non traessero, ma sempre della gloria di vita eterna di Dio e dei santi, ragionava con questo bambino. Null'altro che sante orazioni insegnandogli. Ed in questa vita, molti anni, il tenne. In questa vita, molti anni, il tenne. Cioè, siccome voleva che suo figlio diventasse un santo, per farlo diventare santo lo doveva tenere fuori del mondo, perché il mondo vuol dire tentazioni, e quindi lo mette in cima a una montagna, dove sentirà solo parlare di Dio, solo preghiere. Come continua questa storia? Continua che il padre, ovviamente, ogni tanto deve scendere a Firenze a fare le provviste e lascia il figlio su. Nell'eremo. Ovviamente arriva l'età della curiosità, e quindi quando il ragazzo, anche intanto il papà, diventa vecchio, quindi fa sempre più fatica a portare no, le provviste. Sull'eremo, il ragazzo dice: Papà, fa venire anche a me, no? chissà cosa c'è poi in città, ma no, alla fine il padre insomma convinto che dopo una ventina d'anni di preghiere, di orazioni, di aver sentito solo paradisanti, madonna e paradiso, eccetera, questo ragazzo sia completamente, usiamo la metafora che va di questi tempi, vaccinato, che ha un gigantesco Green Pass per cui può andare a Firenze senza subire le tentazioni. No? Quindi il ragazzo va giù a Firenze. E a un certo punto incontrano un bel gruppo di ragazze. Che vengono da un matrimonio quindi sono anche vestite in maniera cattivante. No? Il ragazzo che non ha mai sentito dire neanche donna in vita sua, non ha idea che esistono le femmine. Eh? Vede questa meraviglia che gli si avvicina e resta incantato. Allora dice al papà: Papà, e quelle che sono? <ride> e il papà imbarazzato dice: Quelle sono, sono delle papere. E tornando su, il figlio innocente dice, ma papà non potremmo portarci su un po' di papere mm. per dire che il tentativo di star fuori del mondo, no? Dice Boccaccio, è comunque vano no? rispetto a. Comunque avete visto o in montagna non si va, o si va per star fuori del mondo. Questo è il Montesenario, bellissimo. Arriviamo a Dante. Dante ovviamente ci racconta della più alta montagna del mondo, e la più alta montagna del mondo è il monte del purgatorio. Che è una montagna, quindi, fantastica, no? È una montagna che si inventa Dante, dopo vi farò vedere come viene formata, che è esattamente agli antipodi del resto del mondo, no? Dove vi faccio vedere? Ma per il resto. Dante che ha scritto in 14.000 roti e casillabi una enciclopedia dell'astronomia, della medicina, eh, della filosofia, della teologia eccetera, non c'è mica il Monte Bianco, non c'è il Cervino, non c'è il Monte Rosa, non ci sono le Dolomiti, non c'è il Gran Sasso, non c'è neanche il Vesuvio a Napoli e lui parla di Napoli. Le montagne proprio letteralmente non le vedevano, non le vedevano perché non c'è nessuna utilità e perché in realtà le montagne cominciarono ad essere belle col romanticismo dal 7-800 in poi, cioè da quando l'uomo accetta l'idea che nella natura ci siano delle forme di bellezza non a misura d'uomo e viene inventata questa parola molto romantica che è sublime. Il sublime è quando la natura ci dà la sensazione di qualcosa in cui noi ci sperdiamo completamente, no? ci dà una sensazione di infinito. Questa sensazione, che dal romanticismo in poi fa parte del nostro senso del bello, il primo che l'ha scritto è Kant nella critica del giudizio probabilmente. Nel medioevo faceva paura Quello, vedere una catena di montagne o vedere il mare aperto, tanto più in tempesta, dava una sensazione di caos, dava una sensazione di rischio di morte. Quindi, il, le montagne di Dante sono appunto molto diverse dalle nostre. Ma veniamo a questa montagna fantastica. La montagna fantastica è la conseguenza di una catastrofe teologica e cosmica, e cioè eh, nel paradiso l'angelo più luminoso, Lucifero, tradisce Dio, no? organizza la congiura degli angeli ribelli. Nello stesso istante in cui Lucifero osa concepire la ribellione a Dio, viene precipitato dal paradiso, no? che è nell'alto dei cieli, nel punto più lontano possibile da Dio. Il punto più lontano possibile da Dio è il centro della terra. E quindi quella è una meravigliosa stampa di Dore, no? si vede il Lucifero che precipita. E Cosa succede quando impatta con la Terra? No? È come un meteorite catastrofico. Succede quello che ho provato a disegnare qua. Questo lo racconta proprio Dante. Lucifero entra, fa evidentemente un foro fino al centro della Terra e intanto le terre emerse, i continenti, le isole, che vedono, vedono letteralmente arrivare il diavolo, si allontanano più che possono da Lucifero, cioè si, le terre si radunano tutta la parte opposta agli antipodi del punto in cui Lucifero è precipitato. Quindi nell'idea di Dante le terre emerse dove abitano gli uomini, tante cose conosceva? L'Africa, l'Asia e l'Europa, no? legate tra di loro, sono una gigantesca isola che occupano più o meno metà del pianeta e l'altra metà è acqua, è oceano. Questo è frutto di un fatto religioso, è no? un'interpretazione mistica. Le terre si sono concentrate per star lontano il più possibile da Lucifero. Lucifero, letteralmente, vedete, si inchioda al centro della terra, dalla parte opposta si spalanca un baratro, sempre perché la terra, come se fosse animata, si allontana dal diavolo e crea quel baratro che poi verrà occupato dai dannati dell'inferno e, diciamo, la terra rimanente si raccoglie. Agli antipodi per stare anche questa il più lontano possibile da Dio, e quindi si forma una montagna inconcepibilmente alta, che sarà appunto il purgatorio. In realtà all'inizio il purgatorio non era un luogo di, pun di punizione. In realtà il purgatorio, essendo appunto la montagna che va più verso Dio, giusto? Arriva il più vicino al cielo è il luogo dove Dio mette ad Amedeva, cioè in cima alla montagna c'è il paradiso terrestre e dove l'uomo sarebbe stato destinato a vivere in eterno, senza morte, senza malattie, senza colpa, se non, avesse, eh, se non avesse peccato. E questo è il pezzo dell'inferno, forse sto andando un po' piano, vorrei raccontare un sacco di cose, questo è il pezzo dell'inferno dove Dante torna indietro di una. Dante sappiamo che arriverà al fondo dell'inferno, ma no? al fondo dell'inferno dovrà risalire lungo quel cunicolo, farà da veramente speleologo, ma per salire quel cunicolo dovrà arrampicarsi sulle gambe di Lucifero e dovrà girarsi, no? Mentre, eh, girando, perché dovrà arrampicarsi come se andasse praticamente in Nuova Zelanda attraversando la Terra e già nel Medioevo... Queste sono delle miniature che accompagnano i testi del Trecento. Questa è una delle miniature. Vedete che c'è Dante e Virgilio che si arrampicano sulle gambe di Lucifero. Questa è la prima grande arrampicata, di cui Dante non ci dice praticamente niente. Non ci dice niente. Ci dice che deve arrampicarsi per questa natural burella, dove alla fine appunto rivedrà le stelle. Quello è il Monte Gigante. Dobbiamo arrivarci. Quel monte è il monte quindi della salvezza dal momento che è il luogo della pur, del, de, dove vengono purgati i peccati. Ma in realtà all'inizio, subito, primo canto, c'è subito una montagna, che è il colle che Dante vede uscendo dalla selva oscura. Ma poi chi fui al piede di un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'aveva di paura il corpo un punto, guardai in alto. E vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. E vidi le spalle del colle illuminate, vestite dei raggi di qual è il pianeta che fa andare tutti dritti. Il Sole, no? Sta sorgendo il sole dietro il, il colle. Per cui, dopo che si riposò un po', ma poi che ebbi posato un po' quel corpo lasso, ripresi via per la piaggia la salita deserta. Questo è un verso su cui i dantisti stanno spaccandosi la testa. Cosa vuol dire in modo tale che il piede fermo era sempre il più basso? Che andava sempre in salita. Ma in realtà ci sono spiegazioni molto più complicate. È la prima salita, la prima montagna. Ed è, come, ed è una frustrazione, perché come Dante prova a salire, viene fermato, l'abbiamo tutti imparato a scuola. Da tre mostri, no? dalla, dalla lonza, dal leone e dalla lupa, che lo riprecipitano in giù. Non può andare in cima alla montagna. Eh, siamo nel Medioevo. Nel Medioevo tutto è simbolo di qualcos'altro. Noi siamo nel mondo secolarizzato, nel mondo laico, una montagna è una montagna, una strada è una strada, una donna è una donna, una nuvola è una nuvola, per niente. Il Medioevo, questo l'ha detto un grande poeta inglese che si chiama Eliot, il Medioevo è il tempo in cui gli uomini credevano nei fantasmi, credevano nelle apparizioni e tutto era simbolo di qualcos'altro. Il colle è il simbolo di una ascesa e quindi di un avvicinamento a Dio. Questo avvicinamento a Dio non dipende mai solo, esclusivamente dalla volontà dell'uomo, per quanto buona sia questa volontà. L'avvicinamento a Dio e quindi la salita sulla montagna dipende dalla libera, imperscrutabile decisione di Dio di darci la forza per andare in cima alla montagna. Questa forza si chiama grazia. E Dante qui non ha la grazia. E quindi il monte è un monte vietato. Sappiamo che a quel punto apparirà Virgilio che gli dirà tu non hai la grazia, tu non puoi andare in cima al monte. Eh, a te conviene fare altro viaggio. Conviene vuol dire devi fare un altro viaggio. E questo viaggio è una prova. No? Il viaggio che fa Dante nel, nell'inferno, eccetera, non è un viaggio garantito, è una prova. È una prova come quella dei cavalieri della tavola rotonda, può andare bene, può andare male. L'inferno è un catalogo di prove sempre più terrificanti che dovrà affrontare Dante. Quindi Virgilio chiede a Dante se se la sente di affrontare questa serie di prove. Quindi nell'inferno ovviamente non si sale, si scende, quindi dal punto di vista dell'alpinista è, è una storia all'incontraria. Ehm, la prima discesa da rocciatore la si fa eh, qui, e cioè eh, Dante scende fino alla riva praticamente di un lago e, e come fa a spiegarci com'era ripido? L questo, questo pendio, ci deve dare dei, dei paragoni con qualcosa che noi conosciamo sulla terra. E allora dice, era lo loco ove a scender la riva venimmo alpestro, alpestro vuol dire montuoso genericamente, in quel tempo si usava Alpi, sia per dire Alpi che gli Appennini, Alpi sono montagne alte. E per quel che veranco, tal che ogni vista ne sarebbe schiva. Per quello che si vedeva era talmente precipitoso, talmente un baratro, che ogni vista si ritirava, no? era schiva, perché evidentemente provocava delle vertigini. E dice, com'è? E' come, qual è quella ruina, ruina vuol dire appunto rovina, baratro, qual è quella ruina che nel fianco di qua da Trento l'Adice percosse, o per tremoto, per sostegno manco, che da cima del monte, onde si mosse al piano, e sì la roccia discoscesa, che via darebbe a chi su fosse, di quel burrato era l'ascesa, e sulla punta della rotta lacca, L'infamia di Creti, il Minotauro, era distesa e sono diventati matti a cercare di capire esattamente quale punto dell'Adige corrispondesse a questa rovina. Ma vi racconterò poi la storia di un po' di esploratori post-danteschi che sono andati a cercare in loco eh, il... Le eventuali arrampicate di Dante. Non sappiamo ovviamente se Dante è stato, questo, in, in, per esempio, in questo luogo, non sappiamo da dove gli fosse stata raccontata questa cosa. Sappiamo, per esempio, questo sì, che Dante è vissuto molti anni a Verona e che qui siamo nelle vicinanze. Ecco il purgatorio. Allora, il purgatorio, l'Everest in confronto è eh, diremo a Trieste la collina do è una cosa inconfrontabilmente più alta il primo che vede il purgatorio è Ulisse 26 canto dell'inferno sappiamo, no? Ulisse commette il peccato di tradire la moglie il figlio, il padre per amor di conoscenza no? e qual è la sua tentazione? andare oltre le colonne d'Ercole quindi nell'oceano e vedere cosa c'è fare questa esperienza prima dell'amor per il puro piacere di avere una conoscenza in più. Allora, dopo cinque mesi di navigazione, e Ulisse dice cinque lune, gli appare una montagna, che è questa, bruna per la distanza, così grande che nessun'altra eh, potrei confrontarla. Ma come vede questa montagna, si apre un vortice nel mare, tre giri, e la nave di Ulisse affonda facendo morire così Ulisse con la sua compagnia picciola, i vecchi che non l'avevano tradito. Il massimo che possono fare è vederla da lontano. È la stessa cosa del colle del primo canto, non si va su una montagna senza la grazia di Dio. Quindi è una montagna vietata e noi sappiamo che è una montagna per i morti che eh, con grande senso di sollievo non vanno all'inferno. Com è fatta? <ride> è il contrario di qualunque montagna vera, e cioè la massima fatica è all'inizio. Infatti, leggeremo una bellissima descrizione della fatica dell'arrampicarsi. Man mano che si va su, è quindi il contrario: no? man mano che si va su, è come se il corpo perdesse progressivamente dei, delle zavorre. Quindi, immaginate che si parte con degli zaini pieni di pietre pesantissime e man mano che ci si sale perdiamo zavorre. Queste zavorre sono eh, letteralmente presenti perché Dante come arriva alla prima balsa, lì dove vedete che ho disegnato una porticella rossa, eh, l'angelo che è custode del purgatorio gli fa sette ferite sulla fronte, che sono sette P. Ognuna corrisponde a un girone dei sette peccati capitali si comincia dal più grave che è la eh, scusate la superbia la più leggera è la lussuria man mano che sale un colpo d'ala di un angelo cancellerà una P dalla fronte di Dante e la, e la, e la fatica si fa sempre più eh, sempre, sempre meno no? Dante che si è arrampicato fino alla, alla riva del purgatorio ci racconta quindi subito all'inizio la massima fatica. Sono dei versi meravigliosi, siamo al quarto canto del purgatorio. E voi che non siete stati là, ve lo posso raccontare evidentemente solamente dandovi degli esempi. Vassi in San Leo, discendesi in Noli, montasi su in Bismantova in Cacume, con esso i piedi, ma qui convien con voli. Prova parafraso, si va a San Leo, che è questa, vedete, che è in provincia di Reggio Emilia, si discende a Noli, che è in Liguria, dopo ve la faccio vedere, vedete, salita, discesa, si monta a Bismantova, che è sempre in provincia di Reggio Emilia, ve lo faccio vedere, è eh? una specie di gigantesco panettone nella pianura. Cacume non sappiamo esattamente se è un monte o se parla di una montagna in generale. Ci si va con, esso i pie, con i piedi. È umanamente possibile andare a San Leo, a, Loa, eh, a Noli, a Bismantova. Ma qui conviene, conviene vuol dire come sempre è obbligatorio che l'uomo voli. Cioè questa, questa salita che Dante ha visto, San Leo l'ha vista. Dice rispetto alla salita del purgatorio è una cosa agevole. Dico che voli, con le ali snelle, con le piume del gran disio di retro a quella guida, quel condotto che speranza mi dava e faceva lume. Vedete che è una forza superumana. Questa forza superumana si chiama speranza. E la speranza, per un cristiano, non è qualcosa che i cristiani si danno da sé. Speranza è una delle tre virtù teologali: fede, speranza, carità. Sono le tre virtù che Dio dà all'uomo. Noi salavamo, salivamo per entro il sasso rotto, e d'ogni lato ne stringea lo stremo, e piedi e man volea il suol di sotto. Su. Poi che noi fummo sull'orlo supremo dell'alta ripa alla scoperta piaggia, maestro mio, dissi io, che via faremo. È meraviglioso. Dico che è meraviglioso anche se non capiamo, secondo me, le parole. Sentite i suoni. Dopo vi, eh, vi ho evidenziato una terzina, cioè come i suoni danno il senso della fatica. Semplicemente lavorando con le consonanti. Ma ci arriviamo. Intanto vediamo questi luoghi. Saleo è questo. Questa è Bismantova. Questa è sempre Bismantova. E Dante dice che il sentiero era talmente tanto stretto che in un muro di rovi no? fatti da un contadini per tenere lontani gli animali. Eh, quello che si riesce a togliere con un colpo di forcone fa un buco più grande di quello in cui dovevano stringersi i corpi di Dante e di Virgilio, maggiore aperta molte volte in pruna, con una forcatella di sue spine, l'uomo della villa, l'uomo di campagna, quando è autunno, quando l'uva in bruna. Maggior, gra più grande il buco che chiude con una forcata di spine. No? Il contadino che non era la calla, il sentiero. Onde cui salivamo, onde saline, lo duca mio e io appresso, soli, come da noi la schiera, perché lasciano delle anime sulla, sulla eh, spiaggia del purgatorio e cominciano a salire. Questo è Noli, no? a Noli si scende, Noli è in provincia di Savona. Ho scelto la immagine più eh, precipitosa, no? più ripida. In salavam per entro il sasso rotto, eccetera. E il Cacume, forse questo monte, ma non siamo per niente sicuri, eh, in provincia di Frosinone. Guardate i suoni. Dante aveva scritto un manuale che è rimasto incompleto, bellissimo, che si chiama Il Divulgare Eloquenza, che è il libro dove parla dei friulani, dove dice che parlano un dialetto insopportabile. <ride> Ma eh, 99 su 100 Dante non è mai venuto in Friuli, quindi eh, ragionava con informazioni di seconda mano. Noi salavamo, sentite dove ho, fatto il, ho cambiato i colori, ca sono suoni aspri, quindi da una parte Dante dice c'è la poesia dolce, tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando l'altro i Sentite, è tutto leggero, no? Noi salavamo per entro sasso rotto lato ne stringe allo streno no? ci sono questi giochi fonici, fantastici che si chiamano allitterazioni questi sono i monti citati quindi possiamo risparmiarcelo qua ci sono un po' degli eremi di cui vi ho parlato il più famoso, qual è? Il più famoso è il monte Verna no? dove San Francesco dice la leggenda la leggenda, la credenza per i cattolici ha ricevuto le stigmate e eh, monte a cui Dante si dedica, parla nel, nel decimo canto del Paradiso, che è un canto dedicato interamente a, a San Francesco. Facciamo un salto, arriviamo vicino a noi. Appunto, noi ormai viviamo nel tempo in cui le montagne sono belle e ci andiamo, come diceva Petrarca. Per il puro piacere no? Del dell'iter, della, della, della camminata. Nell'Ottocento, nel tempo in cui ormai esiste l'alpinismo, questo signore, Alfred Basserman, decide, a sue spese, di venire in Italia, si fa l'elenco di tutti i luoghi geografici no? raccontati da Dante e li va a cercare per vedere se corrispondono al racconto di Dante e anche con un'idea un po' da mago, no? un po' da rabdomante, cioè cerca di capire, guardando i luoghi, se Dante c'è stato di persona o se appunto sta usando delle fonti indirette. Tutta a sue spese. Questo qua, pensate, non veniva neanche dall'università, Alfred Basserman era un autodidatta che, come un grandissimo poeta del Novecento russo che si chiama Mandelstam, si è studiato l'italiano da solo per leggere la Divina Commedia. E dopo che si era imparato l'italiano da solo, per niente contento delle traduzioni che esistevano in tedesco della Divina Commedia, se l'è tradotta tutta quanta. E siccome era abbastanza ricco, la prima edizione della Divina Commedia tradotta da Bassermann la fece a sue spese, come la prima edizione di questo libro. Quindi a sue spese girò l'Italia, ma siamo nel 1897. L'Italia del 1897 è molto più simile all'Italia del 1300. Di noi, che siamo appena poco più di 100 anni dopo, quindi andava a piedi. Esistevano delle strade che si chiamavano postali. Ho visto che per fare un percorso che adesso Google Maps te lo dà in 40 minuti, lui ci metteva 5 ore e mezza, 6 ore, spesso si perdeva non c'erano dei riferimenti morale, dopo questo eh, viaggio che dura tre anni scrive questo libro che si può ancora comprare che si chiama Sulle orme di Dante in Italia che è letteralmente una guida touring fino a 800 però di luoghi non, non, non banali no? certo che c'è Firenze, c'è Roma, c'è Ravenna, c'è Verona ma ci sono per esempio tutte le montagne l'altra storia e vorrei finire con questa allora, oggi l'equivalente qual è? Questo ve lo consiglio eh, caldamente, è un libro uscito due anni fa, il, eh, Giulio Ferroni, che è un, uno dei più importanti storici della letteratura italiana eh, viventi, eh, con la società Dante Alighieri organizza un viaggio in tutti i luoghi della Divina Commedia ed è l'equivalente di Bassa ma al nostro tempo, praticamente lo stesso identico viaggio, ma qual è la differenza? Che lo ha fatto... Abbiamo parlato con lui pochi giorni fa con la sua vecchia golf, eh, quindi era tutto estremamente più veloce, molto più comodo. Ci sono tutte le indicazioni stradali, ci sono perfino i bed and breakfast o i ristoranti o gli alberghi in cui è stato. Ed è letteralmente una guida, sono 1200 pagine, ci sono tutti i luoghi. Io l'ho usato per un percorso in Toscana, comodissimo, costa anche poco. È leggero come la copertina di Pericoli, e vado adesso una montagna. E questa è l'ultima storia. Eh, siamo sempre alle origini dell'alpinismo, siamo però anche all'origine dell'Italia. L'Italia è eh, 1861, no? eh, Nasce il Regno, 1870 Roma diventa capitale, gli italiani non conoscono l'Italia, ammesso che la conoscano adesso. Paolo Rumiz, il giornalista di, di Repubblica del Piccolo, ha scritto un bellissimo libro dove dice che gli italiani conoscono sempre meno l'Italia. Comunque sì, alla fine dell'Ottocento, partendo dal principio che gli italiani non conoscono l'Italia, a un editore che si chiama Oepli nasce l'idea di fare un'edizione della Divina Commedia con le fotografie dei luoghi. Ma cosa vuol dire fotografare alla fine dell'Ottocento? Fine dell'Ottocento esistevano degli amatori, esistevano dei dilettanti che avevano la loro attrezzatura, esistevano degli studi professionisti. Per cui l'editore Oepli e un dantista che si chiama Corradori ci fa un appello agli italiani. Chi di voi ha la macchina fotografica? Eh, però, macchina fotografica nell'Ottocento vuol dire il cavalletto, vuol dire portarsi il, tutto quello che serve per lo sviluppo, eccetera. Eh, che vuole darci una mano, vada a fotografare i luoghi danteschi. E ci sono decine e decine di fotografi che, da soli, a proprie spese, iniziano a viaggiare. E questo Giuseppe Cremoncini, che penso che veramente lo conosciamo in pochi, era un giovane toscano di 25-26 anni. Che prende la sua macchina fotografica, il cavalletto, le lastre, gli acidi, penso, per sviluppare. E si fa a piedi nel fango, va fin sul monte Fumarola, va sul fumaiolo, va sulle sorgenti del. E fa 78 lastre fotografiche. Che saranno le lastre fotografiche, le vedete, queste sono tre di queste. Che hanno illustrato questa prima edizione della, della Divina Commedia. Ci sono anche queste storie. Dentro tra i lettori del, del libro di Dante. Grazie. Eh, grazie, professor Carbone, per questo viaggio appassionante e affascinante dentro la Divina Commedia dentro le parole di Dante anche la sua lingua. E eh, l'ho anche anticipato e accennato: eh, il De vulgari e quindi, poi anche il ragionamento, il discorso di Dante intorno alle lingue. E lasciamo la parola al professor Carbone, quindi, lo ascoltiamo proprio su questo argomento molto interessante. Bene, bene, buonasera. Sì, grazie, grazie, buonasera. a tutti. Ringrazio gli amici della Società Alpina Friulana dell'invito, eh, invito che ho accolto con grande piacere per dare diciamo, una eh, sì, qualche eh, impressione. No? Naturalmente Dante è uomo di parola, no? uomo di parola soprattutto perché lo conosciamo in questa sua dimensione ma anche diciamo, cioè le lingue in quanto eh, organizzazione di parole no? e organizzazione di eh, strutture hanno naturalmente avuto un peso in quello che è stato eh, il eh, pensiero di Dante. Bene, quindi eh, partiamo, diciamo, un pochino da lontano, no? partiamo un pochino da lontano, questa qui è una rappresentazione di quella che era l'estensione geografica nell'antichità eh, eh, dell'impero romano e eh, la cosiddetta Romania Antiqua. La Romania Antiqua è un termine che usano, eh, diciamo, cioè gli studiosi di eh, glottologia e di diciamo, romanistica per indicare l'area di diffusione delle lingue romanze. Va bene? Quindi non la Romania, ma la Romania. Va bene, quindi insomma c'è cioè la Romania era dove, erano diffuse, diciamo, dove era diffuso il latino, e dopo naturalmente da quest'area di diffusione hanno tratto origine, diciamo, cioè sono nate le lingue, le lingue neolatine. In realtà... In realtà l'area dove, eh, dove insistono le lingue neolatine non è pari all'area dove, dove si era consolidato eh, l'impero romano. Eh, in particolare sapete che in molta parte di quello che dopo diventerà l'impero romano d'Oriente il latino non è mai penetrato, no? perché diciamo, cioè, il latino si è fermato circa alla metà della penisola balcanica, perché tutta la restante parte dell'impero dell'impero romano d'Oriente aveva come lingua, come lingua guida il greco, come anche d'altra parte ci sono tutte le aree che una volta erano diciamo romanizzate, latinizzate dell'Africa settentrionale che sono andate perdute. Va bene. Ecco quindi ehm, questo grande impero, questa grande... Ehm, eh, organizzazione, no? questo stato così complesso che appunto comprendeva tanti popoli, tante lingue. No? Eh, Quale peso ha no? diciamo, cioè, qual avuto eh, il latino, eh, diciamo, durante l'età classica e nell'età diciamo, cioè nell volgare, no? diciamo, nella prima età volgare, quindi quando è venuta meno l'autorità? L'autorità politica, politica di Roma. Ebbene, il latino quindi esprime. diciamo, il latino possiamo dire che è una delle lingue che è, che è meglio conosciute, no? cioè si dice che è una lingua morta. In realtà, moltissimo latino è il nostro latino quotidiano, prima di tutto perché l'italiano come il friulano come le altre varietà italoromanze romanze come tante altre lingue naturalmente continuano una gran parte di parole latine no? una gran parte delle parole latine tuttavia diciamo questa questa forza del eh, latino come dire permane anche per la presenza di moltissimi autori quindi di moltissima documentazione scritta di questa lingua di questi, alcuni di questi autori sono quelli considerati classici, quindi quelli che eh, studiamo a scuola, autori appunto come Cicerone, come Cesare, come Plauto, come Petronio, come Terenziano, autori diciamo, cioè che, si, ehm, che, si, che si esprimono in vari generi, con vari registri, con vari argomenti, con vari temi. E, oltre agli autori abbiamo tutta una serie di iscrizioni, quindi che sono testi di dimensioni molto più ridotte e sono anche eh, diciamo, testi, anonimi, no? testi anonimi, quindi gli epitaffi, no? quindi quelli che troviamo sulle tombe, testi votivi, epigrafi, graffiti, quelli di Pompei, no? dove troviamo, dove troviamo delle, scritte, no? delle, delle scritte che ci propongono altri modelli, di latino, no? altri modelli di latino. Poi abbiamo tutta una serie di testi pratici, perché il latino naturalmente non sono soltanto testi letterari, i testi pratici come Vitruvio per l'architettura, Vegezio per la veterinaria, quindi testi che... Insegnano discipline, insegnano delle scienze, no? diciamo, cioè consolidano delle conoscenze, spiegano come fare determinate cose. Poi ci sono gli autori cristiani, anche, anche questa è una parte molto, molto importante di quella che è la produzione del latino, perché naturalmente con, con la cristianizzazione moltissimi sono. I pensatori, i filosofi, i santi che naturalmente si esercitano a spiegare la parola, eh, la parola di Dio, quindi San Gerolamo, Sant'Agostino e tanti altri. Insieme con questi testi qui abbiamo anche i testi post-imperiali, quindi testi scritti in latino dopo che l'impero romano si era ormai dissolto. No? E questi testi, questi testi post imperiali sono anche di tanti testi di autori. Tra virgolette di popoli germanici, di popoli barbarici, quindi diciamo, eh, testi di eh, autori che non avevano no, il latino come lingua della loro, della loro comunità. No? Quindi, abbiamo Gregorio di Turma, ma anche lo stesso diciamo, con l'istoria Francorum. Ma anche il nostro Paolo Diacono, no, che ben conosciamo, Cinalesi, con l'istoria Langobardorum, con questa storia nella quale racconta. Eh, racconta eh, le vicende del, suo popolo, no? del eh, suo popolo. Oltre a questi documenti che sono delle cronache, no? quindi che sono delle storie, abbiamo tutta una serie di documenti cancellereschi, quindi documenti per lo più di uso pratico, come si dice, dove i comuni, no? le confraternite, eh, le pievi no? tenevano nota di quelle che erano eh, le operazioni della vita. quindi eh, No? Che riguardavano eh, il pagamento per lavori eh, piuttosto che le missioni, piuttosto che i dazi, piuttosto che i tributi, gli affitti eccetera. Quindi tutta una serie di documenti di uso pratico eh, che appunto sono, eh, sono fittissimi, sono diciamo, eh, numerosissimi fino all'epoca tardo medievale, no? quindi fino al XIII, XIV, XV secolo ce n'è veramente una massa eh, straordinaria. E poi naturalmente ci sono anche quei testi che, oltre a raccontare delle cose, ragionano sulla lingua, no? quindi sono testi che eh, interpretano quella che è la complessità, no? quella, quella complessità della struttura delle lingue, no? eh, oppure testi come questa Appendix Probi no? del IV secolo in cui ci si chiede attraverso un elenco di 227 parole annotato da questo, eh, da questo studioso come mai la lingua cambia, no? diciamo, oppure che non è giusto dire in un certo modo, ma bisognerebbe dire eh, in un altro, no? però lui dice eh, non bisogna dire oricla, no? bisogna dire auricula, no? quindi lui richiama quello che è l'uso del latino classico rispetto a quello che è, dal suo punto di vista, la corruzione delle lingue, delle lingue popolari. Il latino conserva, quindi vi dicevo, anche in epoca tardo medievale, che è l'età di Dante, un prestigio molto alto, no? cioè prestigio che vuol dire uno status, no? quindi il fatto che venisse considerato eh, una lingua importante. E questo soprattutto nell'area italiana, no? quindi nell'area che è al centro di questa Romagna. No? Anche perché naturalmente l'Italia al tempo era anche... Eh, come dire, il luogo dove più forte era l'azione della Chiesa, no? dice diciamo, l'azione della Chiesa. Quindi eh, in particolare questo latino conserva questo grande prestigio perché è la lingua della Chiesa, no? quindi la lingua della parola di Dio, la lingua sacra lingua, no? non è l'unica lingua che poteva esprimere concetti e contenuti così alti come era quello del Messaggio cristiano. Il latino continua a essere la lingua dell'amministrazione e dell'ufficialità. Quindi noi per dire qualche cosa, per scrivere qualche cosa che fosse considerato effettivamente con valore legale, dovevamo scriverlo in latino. Il latino è anche la lingua della scienza, della conoscenza e dei valori della classicità. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso rappresentare i fenomeni. I fenomeni della natura, no? quindi posso descrivere quelle che sono diciamo, le varie discipline, no? le varie discipline soltanto attraverso il latino. Ma questo perché? Perché il latino ha le parole per farlo. Va bene? Quindi ha le parole che possono esprimere quelli che sono i concetti e le funzioni che mi servono per rappresentare la complessità. Della conoscenza e sono tutti quanti concetti e complessità che ci vengono direttamente dal mondo classico, quindi dall'eredità del latino e del greco in particolare. Latino lingua della cultura, no? Latino lingua cultura. Abbiamo, abbiamo sentito anche prima Petrarca, com come poteva scrivere Petrarca ma anche lo stesso Dante? Dovevano scrivere in latino per essere presi sul serio, no? perché il latino è lingua della cultura, scuola di retorica e di poetica, ecco questo anche dopo, diciamo, cioè dopo l'epoca tardo medievale, sappiamo noi della scuola di poetica di San Daniele, no? quindi per esempio, dove i giovani venivano eh, istruiti a scrivere in latino. Ecco, sono andato indietro. Ecco. Dal latino al neolatino, quindi abbiamo visto diciamo, quella che era la diffusione no, dell'impero romano. In realtà vi dicevo: non è che in, tutte, cioè in tutta la parte dell'impero si consolidano le lingue neolatine, in realtà l'area della Romania perde, no, perde alcune aree. E quindi, diciamo, quella che si considera adesso la Romania continua, no, quindi quello che è l'area dove sono parlate le lingue, le lingue romanze in Europa intanto, eh, sono l'area Ibero-Romanza no? dove vedete no? con il castigliano, il portoghese, il catalano, no? il, il gallego portoghese, l'asturiano, poi abbiamo l'area Gallo-Romanza dove abbiamo appunto il francese no? che è la lingua d'Oil, eh, a sud c'è la lingua d'Oc, quindi sono il provenzale, eh, provenzale occitano, poi abbiamo l'italo-romanzo-romanzo, no? quindi l'area italiana con le sue varietà, e, e poi abbiamo il Daco-Romanzo, eh, Daco quindi l'area della dacia, l'ultima tra le province conquistata da eh, Traiano, dove appunto si parla il rumeno con i suoi, con i suoi dialetti. Quanto volgare c'era ai tempi di Dante? No? E, ecco bisogna, bisogna pensare quindi. Eh, vi ho detto, il latino aveva un peso, un peso importante per la comunicazione eh, in epoca tardo medievale, quindi nell'epoca di Dante, perché i livelli della comunicazione tra quello scritto e quello parlato erano molto diversi. No? Eh, dal X secolo, più o meno, possiamo, possiamo datare la nascita delle lingue neolatine. Perché diciamo che le lingue neolatine sono nate intorno al X secolo, all'anno 1000? Perché hanno consolidato no, delle forme e delle strutture che, dal punto di vista tipologico, le rendono realmente diverse da quello che era il latino. Quindi, non possiamo più riconoscere nelle lingue neolatine quelli che sono i caratteri fondamentali della lingua, della lingua madre. Ecco, quindi. Per tutta una serie, per una serie di cambiamenti sintattici, quindi dell'ordine delle parole, morfologici, per la struttura della parola, fonetica, no? quindi per l'articolazione delle parole, e anche, no? e anche lessicali, perché sono intervenuti naturalmente grandi cambiamenti nelle lingue non latine per effetto della pressione di altri popoli che sono stati portatori di altre parole. Quindi prima di tutto i popoli germanici, ma anche i popoli slavi, ma anche gli arabi e anche appunto molte altre, molte altre popolazioni. Bene, quindi all'epoca di Dante il latino, vi dico, non si parlava più, no? diciamo, eh, non, era, non era più parlato, però era molto scritto. Il volgare, quindi la lingua volgare la lingua del popolo no? la lingua del popolo compare in Italia nei testi di uso pratico, no? nei testi di uso pratico, quindi vi dicevo quelle che sono le note delle cancellerie, dei comuni o delle confraternite, e compare appunto mascherato nella scritta latina-rustica, quindi in questo tipo di latino che, dava, diciamo, cioè che, mascherava, no? cioè che mascherava le parole volgari. No, con, un, con un costume latino, quindi rendeva più latine le parole che erano usate eh, dal punto di vista popolare. Le prime parole diciamo, che noi troviamo in questi testi italiani medievali sono soprattutto nomi di luoghi e nomi di persone, no? quindi riguarda l'onomastica. No? E, e quindi vi dicevo, piano piano c'è un, 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 un lento passaggio di queste scritture pratiche dal latino, dal latino al volgare. Fate conto che intorno al XIII-XIV secolo anche queste scritture di uso pratico, almeno per il 90%, erano ancora in latino. Eh? Ancora in latino. Quindi, Diciamo che il volgare fa molta, fatica, fa molta fatica a entrare in questo livello di comunicazione, quello scritto che era esclusivo del latino. Se fa molta fatica per i livelli più bassi, ne fa ancora di più per i livelli più alti. No? Quindi i livelli alti della comunicazione, quindi sacre scritture, poesia, scienza, no? eh, ancora per secoli restano preclusi. Alle lingue, alle lingue popolari. Dante, quindi, nella sua opera, no? nella sua opera eh, in modo particolare in questo De Vulgari Eloquenzia, si interroga sul ruolo e la funzione del volgare. No? Quindi è adeguato, quindi possiamo utilizzare la lingua del popolo per la scrittura poetica e letteraria, no? quindi per quella scrittura che è, eh, che è più impegnativa, no? che è più impegnativa di quella, eh, di, quella di uso pratico lui diciamo, si impegna in questa riflessione si in questa riflessione che noi adesso diremo metalinguistica no? quindi su questa riflessione sulla lingua appunto in questo trattato, questo trattato che è il De Vulgari Eloquenzia e, tra l'altro diciamo, cioè, si, si interroga su questo tema quindi si interroga sul ruolo della lingua volgare, ma non lo può fare che in latino no? perché il latino è l'unica lingua di cui dispone per trattare di temi, eh, di temi eh, importanti. Dante stesso comunque resta un attore plurilingue, no? resta un autore plurilingue perché adopera no? ad nella scrittura tanto il latino quanto il toscano. Quindi per il latino abbiamo il vulgari eloquenza, il Del monarchia, le epistole, le ecloghe, la di acqua e terra, no? quindi questo testo sulla geografia. Per il toscano invece abbiamo Le Rive, la Vita Nova, il Convivio e la Commedia. Il De Vulgari Eloquenzia è stato scritto tra il 1303 e il 1304 ed è, diciamo, è un testo che non è completo, è un completo Dante ne scrive soltanto, soltanto una parte e diciamo, si interroga anche sull'origine sull del linguaggio partendo da Adamo ed Eva. No, per andare poi, e questa è la parte forse più interessante, a disegnare una carta linguistica d'Europa e ancora una carta linguistica dell'Italia, teoria della monogenesi linguistica. Questo qui è un altro come dire, eh, è un'altra interessante, eh, un interessante osservazione che fa Dante che riprende dai suoi, dai suoi contemporanei, cioè si interroga sull'origine sull'origine del, del linguaggio umano, che lui, fa risalire, che lui fa risalire ad Adamo ed Eva, no? in quanto Adamo ed Eva sono stati i primi locutori, no? i primi parlanti, no? i primi che hanno dovuto denominare le cose e quindi l'ebraico no? cioè sarebbe all'origine del linguaggio del linguaggio umano e poi naturalmente ci sarebbe stata una successiva, no, eh, una, una successiva suddivisione no, di, di queste lingue fino, naturalmente fino alla torre di Babele in cui ci sono state lingue, lingue diversissime che cominciano a non essere più comprensibili. Comunque diciamo cioè la prima lingua per Dante è l'ebraico. Questa, qui invece, è la cartina, no? cartina d'Europa che lui eh, in, qualche modo immagina, no? in qualche modo immagina. Lui vede eh, in particolare i popoli, nord, i popoli del Nord che, secondo lui, sono eh, accomunati, eh, accomunati dalla, eh, dalla, eh, da questo yo no? che lui aveva sentito che riguarda diciamo l'affermazione, no? diciamo, cioè, lui dice come, eh, co come dicono di sì, no? come dicono di sì le varie parole, diciamo, cioè, le varie lingue. Ecco, i popoli del nord dicono io, no? che sarebbe naturalmente un «ya», ma mh, sappiamo anche che molti, che molti dialetti, no? molti dialetti eh, tedeschi meridionali hanno io, non hanno esattamente «ya». No? E in, questi, diciamo, in, queste no? in queste popolazioni, che lui eh, suddivise tra anglici, sassoni, no? teutonici, sclavones e ungari, appunto mette dentro anche gli ungari perché gli era sembrato di aver, eh, di aver sentito che anche, che anche in ungherese eh, c'è una parola io che vuol dire buono, ma lui appunto pensava che anche questo fosse. Cioè che anche questo fosse eh, un tipo di eh, affermazione. Dei greci parla poco. Dei greci parla poco. Dante, Dante sapeva poco di greco, li lascia ai margini diciamo, di, questo, di questa sua riflessione sulle lingue, ma è un po' pochino più preciso sulle lingue romanze invece, dove lui dice che appunto c'è. Eh, c'è la patria del, dell'Oil, no? quindi c'è il francese che lui praticava, che lui conosceva, poi c'è la lingua d'Oc, no? la lingua dell'Occitania, eh, la lingua della, dell lingua della Provenza, sapete che Oc, no? eh, come anche diciamo, cioè l'italiano si, no? si, viene da sic latino, no? latino sic così, Mentre invece hoc è eh, ik e koc, no? quindi questo, no? perché gli occitani rispondevano hoc est, no? quindi questo è, no? mentre in Italia era sic est, no? così è eh, per indicare appunto, eh, per indicare quindi eh, sì l'affermativo, no? per indicare eh, sì l'affermazione. Ecco, quindi Dante descrive, no? cioè, divide l'Europa sulla base di quello che parlavano, diciamo, cioè parlavano eh, gli europei su questa base appunto della, eh, della affermativo. Ecco, sulle lingue romanze, no? Sulle lingue romanze quindi lui si ferma, vi dicevo che occupano la parte eh, dell'Europa meridionale, questo qui lo scrive nel, nelle devulgari eh, eloquenzia, quindi e di queste genti quelle dell'Occa occupano la parte occidentale dell'Europa meridionale, cominciando dai confini dei genovesi e quindi descrive anche quali sono i confini, confini dell'Italia, che peraltro precisa anche nel nono canto dell'inferno, sì come Pola presso del Quarnaro che Italia chiude e i suoi termini bagna. Ecco, quindi lui considerava eh, Italia, quindi tutta la regione che comprendeva fino all'istria Per quanto riguarda diciamo quella che è la valutazione di Dante sulle parlate d'Italia, ecco lui fa una specie di escursus: in questo devulgare eloquenzia sempre alla ricerca del eh, volgare illustre, con un'organizzazione eh, un delle parlate italiane che a noi risulta piuttosto curiosa. Perché Diciamo divide questi, cioè mentre noi siamo <coughs> eh, abituati a organizzare le varietà italiane da nord verso sud, invece Dante le ha organizzate in una parte destra e una parte sinistra, quindi in una parte occidentale e in una parte eh, orientale. E quindi sistema no? eh, all'interno eh, all della penisola tutta quanta la serie di parlate, no? quindi, eh, quindi Puglia, la Marca Anconitana, la Romagna, Lombardia, la Marca Trevigiana, il Friuli, l'Istria, Marca Genovese, Sicilia, Sardegna, eccetera. Quindi eh, i dialetti dell'Italia, vi dicevo, quindi sono mh, organizzati fino a giungere al, alla definizione di 14 e 14 volgari. Bisogna dire che lui non è diciamo, particolarmente, beh, questa qui si potrebbe dire che è una dialettologia ingenua, no? nel senso che lui non aveva neanche gli eh, strumenti per organizzare la descrizione di queste parlate. Una, sì, è una descrizione impressionistica ecco, di quelle che sono le parlate, che le, sulle quali è, è piuttosto critico su tutte. No? Quindi è vero, è vero che del friulano non dice molto bene, però non dice molto bene neanche, neanche degli altri, per dire la verità, salvo poi considerare che le, le volgare illustre eh, alla fine era il suo, no? quindi per scrivere la sua, la sua commedia alla fine torna eh, al, suo, al suo toscano. Eh, I dialetti settentrionali di, di, di cui si occupa Dante, ma che sono appunto, anche quelli che risultano insomma, da quella che è la quello che è lo studio della, della dialettologia italiana, vediamo rappresentati in questa carta dei dialetti che è, stata, eh, che è stato lavoro del grande Giovan Battista Pellegrini, del quale peraltro. Proprio quest'anno ricordiamo i 100 anni della nascita, saremo su Abelluno sabato prossimo a presentare eh, alcuni, alcuni studi, alcuni lavori in suo, eh, in suo ricordo. Ecco quindi vediamo qui, vi dicevo, Dante pensava l'Italia divisa tra una parte occidentale e una parte eh, orientale, invece per noi diciamo, cioè le parlate... Le parlate italo-romanze, come si dice, si organizzano da nord verso sud. Quindi qui abbiamo naturalmente l'Italia settentrionale con parte dell'Italia centrale, quindi abbiamo le parlate gallo-italiche, quindi le parlate piemontesi, le parlate lombarde, le parlate eh, emiliano-romagnole, poi abbiamo il Veneto, poi abbiamo l'area friulana. Poi abbiamo, vedete, a nord ci sono, sono le palate tirolesi, le palate tirolesi eh, e all'estremo est le palate, le palate slovene. Andando verso sud abbiamo l'area verde no, che è l'area della Toscana e poi da qui cominciano, eh, da, da, da qui cominciano gli, i, i dialetti eh, italiani e mediani. Per quanto riguarda il Friuli, no? quindi Dante dice postos aquileges et istriano scribremos qui ce fastu crudeliter accentuando eructuant. Ecco, quindi questo è quello che pensava di Friulani, cioè aquileiesi e istriani, no? che per loro, cioè che per Dante è lo stesso popolo, no? che corrisponde alla decima reggio, no? la decima reggio Venezia e Istria. No? Ecco, quindi lui dice che la parlata no, di Aquileiesi e Istriani è inadatta all'uso all letterario. Poi appunto scendendo l'Italia abbiamo appunto eh, altri, altri dialetti e altre parlate altre parlate quindi dialetti mediani, meridionali e meridionali estremi no? quindi con i dialetti che sono maggiormente caratterizzati che sono quelli del Salento, della Calabria e della Sicilia mentre a parte naturalmente c'è ehm, eh, la grande varietà delle parlate, delle parlate sarde Ecco, questo qui è un esempio di quello che è eh, quello, quello della dialettologia, chiamiamo le isoglosse, no? quindi il fatto che certi fenomeni sono diffusi in certe aree e qui abbiamo diciamo, importanti fasci di questi fenomeni che vanno a dividere quella che è l'Italia settentrionale rispetto all'area toscana e alla toscana l'area meridionale. Quindi diciamo quello che è la scelta di Dante, è quella di concentrare... Il suo volgare illustre nell'area nell toscana. Ecco qui ci sono alcuni esempi, naturalmente non, non, non posso insomma, soffermarmi su quelle che sono le scelte delle parlate settentrionali rispetto a quelle meridionali, tuttavia ci sono diciamo, delle scelte fonetiche eh, importanti che appunto separano, separano queste parlate. Ecco, quindi ci sono, ecco, Ci sono delle scelte fonetiche, ma anche delle scelte lessicali, eh? quindi ci sono anche tipi lessicali diversi tra, tra le varie parti, no? tra, le varie, tra le varie regioni. Alla fine, quindi, troviamo, no? quindi troviamo eh, come, estrema sintesi, no? come estrema sintesi di queste parlate quello che è l'esito no? delle, eh, delle, eh, delle forme, diciamo, cioè, no, latine. Che si conservano e che si continuano nell'area nell di Italo-Romanzo, quindi con quella che è la rappresentazione, no? con che è la rappresentazione delle, delle parlate eh, odierne, no? eh, odierne, quindi vedete, con le varie aree dove sono rappresentate varietà, lingue minori, dialetti, no? e dialetti diversissimi che appunto eh, costellano l'intera Italia. Grazie. Grazie. Grazie professor Vicario. E passiamo al... Alla... Mi sentite? Sì? Passiamo... Allora abbiamo il terzo relatore che pazientemente ci ha ascoltati, ha ascoltato voi e quindi abbiamo il Antonio Francisco Roia da Colonia Caroia in Argentina che salutiamo. E... Buonasera. Buona... Buongiorno. Buongiorno a lei che... Ehm... E ci, ci parla dall'Argentina e l'ascolteremo molto volentieri perché passiamo appunto dalle montagne, da Dante, dalla commedia alla lingua, la lingua, l'italiano, il friulano. E eh, su questo eh, il professor Roy ha qualcosa di sicuro da dirci, professore, a proposito del friulano. Bene. Scusate, ma c'è che il mio Furlan sicuramente non è proprio quel da filologiche, no? Però è quel che mi impara di picciù. Mi ricordi che i tre o quattro anni e bevi un Furlan di Rubigne che mi insegnava, eh, se ben fa e tanta da tante dai, dai miei pari come dai miei nonos però che il Furlan mi insegnava e allora mi imparate il Furlan a fevelarlo, però non no avuto la fortuna di eh, insegnanti di Furlan, che era un po' eh, la mancanza che mi individua. Colonia Carolla, come conosci i Watris, storicamente è, è stata fondata dai Prince Furlan che sono arrivati migras dal Friuli dal 1.270 bot, che sono arrivati e hanno fatto tutto e se ben salacorno le ben dite no? però e quindi riconosci che i primi furlans le prime ondate di fino a, a agli anni la, la prima guerra hanno fatto prácticamente la Argentina, <coughs> para que hayan laborado, que hayan enseñado eh, el labor, la fame eh, y valores que eh, se el eh, no hay un, son un poco chance pero eh, yo que soy ya ha a al de mi vida, eh, eh, hay, Ringrazio per il collegamento che mi avete permesso di ascoltare i due eh, relatori che mi hanno eh, preceduto e mi ricordo quando hai iniziato la scuola, la scuola media a Cordova, che è la capitale, e vengo anche da Dante Alighieri, un istituto di grande prestigio, di grande prestigio. No? Di grande prest Y beben una escuela media, beben siete lenguas. Y beben el latino, el greco, el inglés, el francés, el tedesco, el italiano el español. Es una escuela que dependía de la Universidad de Córdoba, la más del Sudamérica. Fatte dai originari, fatte dai gesuiti dal 1600. E la professoressa che veniva da, da università di, per stranieri di Siena. L'islezione di che femmine era veramente una poesia. E, e io. <coughs> Quanti fece la con gli dicevi, ma quindi bisogna anche di conoscere la lingua furlane, no? Tu sei sbagliato, la, il furlan non è una lingua, è un dialetto. E allora gli dicevi, no, perché la struttura del furlan è proprio di una lingua. la gramática, las sin, las sintácticas, no sé si cómo se dice, la fonética, desde eh, <películas> 1999, pero es eh, voy a tantas, tantas y me recuerdo <pol> el <onbell> ingrato que fue mi nieta para cheque veramente las lesiones que nos daba, antes a ejemplo, y prima, y no se ven eren y princes, no sé, no sé Se da dalla da letteratura, però sim, sempre a ricordare la lingua del Dante. E quando vuoi che, es, se mi dicessi in tus cognis torna, a che lezioni si torna a Piet, perché veramente è veramente straordinario. E partì dire un errore furdis di queste eh, comparar les lesions de que fèmine con Pavarotti, Pavarotti restava un pot i pan de dir que era, és... verament era extraordinària, no? Que femine. Però vull bo... a Colònia Carolla. Colònia Carolla està de... E... fat com que es dels prins furlans que són arribats al 15 de març de... del 1878. han fadut les chases el laboral el camp la glegie la scuole se ben non no veben eh, no el furlan ta scuole elementari pache che no veben insegnans ca nanc italian si veben tuch e loro allora non us la sabe infedelar el furlan però tradinon i frus pichu infedelaven el furlan eh Pero el, problema el problema que no, 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 no era ni un enseñante al Forlán. Sigui que el, el, lo va lo, tramandar de, de una generación eh, eh, oh, a la otra. Eh, como, gracias a Dio y tornín, porque los jóvenes eh, Aiang di conosci il Friuldi, anzi di Fevela al Furlanga, di continuare con tutte le vite Furlane. No? E io sempre gli dico ai miei friuli. Eh, <coughs> Anzi, il che eri a cenare al Fogolar perché era l'anniversario, il 53 anniversario del Fogolar e dicevi: Frus, io ormai sono arrivato all'imbrunire da me vite, per non dire niente, così che 4-6 che ti feci portare in devant la cultura forlana perché eh, i 20 de pensar que el, forla, el sei forlan ale fa part d'una cultura universal, com la greca, com la romana, com que diuen els meus predecessors, però el nostre, el nostre païsut, Alla di mantenere vive la friulanità come che la manteng fin comò. Se i giovani, eh, non due, ma eh, in grande quantità, a fèvere un po' il talento, perché abbiamo avuto la fortuna che il governo della provincia di Córdoba ha permesso di mettere in tal scuola medie. la lengua italiana, eh? tal en este país, tal... para que bien insistió al, al ministro de la Pública Instrucción que a Colonia Carolla no, 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 no se puede ver un, 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 un eh, secul, como que se dice, una un, eh, estructura de escuelas medias, gente, que, que el, el, el fruit no sepa, no impara la lengua italiana. La lengua furlana no puede imparale solo coltales febrale de escoltale, pero no, no puede imparale como lengua, para que no viene enseñanza. Y así el fogolar, di Colonia Carolla, cuatro años ha hecho un convenio con la Universidad de Córdoba y la Università de Córdoba con la Universitat Università de Udine, para ver se le un enseñante o, o que había un dal Friul a Córdoba o de la Università de Córdoba que mande a un a imparar la perquè a, a la, la Universitat d'Uni Udine veure si dopo podem fer com que fas, han fat. y venetos e han fat, i piemontés que a la facultad de lenguas de, de lenguas de de de, de, de 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 la universidad lor allan el enseñen el, 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 el piemontés <coughs> e enseñen el veneto en no vini matador a, 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 a que no a a vei un erubedal llenar para que no vini el enseñante el hora las autoridades da Universidade Universidad de de Córdoba son eh, de acordo de que vin de, de, de comenzar la gestión, o el trámite o no sé cómo que se diz, para ver de ser eh, cualquier eh, ver a Córdoba o enseñanza eh, eh, hasta escuela media Nestre eh, enseñanza de Furlan. Un poco el, 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 tanto el Fogolar como toda la comunidad furlana de Colonia Carolla, no solo de Colonia Carolla, sino de toda la zona, nuestra, la, la región Nestre, se si mantiene, eh, vive la, 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 la cultura furlana. se si bien no se ve el, el furlan, pero los jóvenes comienzan a aprenderlo, a, 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 a escucharlo, Parvio yo dice eh, se ven no ven como dijo dice mi de Furlan pero escuchándolo ver podí verlo. para que no vengan eh, eh, vivió la fortuna doy a insuaka la viñu el, el profesor Bidoni eh, de gran grande colaboración para aunque no se un curso de de Furlan Però in un mese, un anno, un mese, un altro anno si può imparare la legge. Si scomincia, bisogna di fare un insegnante permanente, di poter scominciare con la storia, con la grammatica, con la letteratura, eccetera, eccetera. Perché no non no, no possiamo inserilo da escola medie Como aí vin el ministro da, como se diz, Depring, el ministro da Pública Instrucción da provincia de Córdoba dal que dependen liis escolas liis eh públicas que le é descendente di Forlani, así que eh que nos permita vedi un rapporto stretto con lui e che ci dice come la, la, il rector da università che ci dice ben se eh, vinci stima di, di, di sistemizzare la, la università di Udin eh, la possibilità di vedere un insegnante e vinci eh, già il convegno fatti eh, di era el magnífico rector de Udin, strasbourg y bien, fue el convenio y, bueno, sin salacor y bien, la que si le estás un poco el tiempo, pero como hoy y bien, la posibilidad de reiniciar esta gestión para inserir el Furlan de la escuela media y y enseñanz en esta universidad, como han hecho eh, tanto en la región del Veneto como en la el región del Piamonte. No hay que fogolar, como y vi en Butt eh, allá en 60 votos, 60 nubes, 70 una profesora de italiano, y después, como a 3-4 años fa, y vi en una escuela de italiano. que vin eh que cabenyin que nos poden dar eh adivin, eh un grup de, de jovins que eh, facin, eh el curs d'italià. És e cosí, bueno, la nostra història del nostre país, del nostre país que és un país no gran, o són sea, cinc una cinc 40.000 habitants. Pero eh, el, el fogolar, y eh, eh, las instituciones sin duda, promueve la, 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 el, el furlán. No, porque si no viene la lengua, la, el estilo de vida se nos va perdiendo. El, 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 el fin, sin un poco. Eh, dedicats a veu de totes les institucions, la les escoles i clubs esportistes, deportistes, etc, 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 etc. i tornin a instituir val la nostra la paraula la, 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 la el sei furlan. Parece que la historia nostre, la vite estil di de vite del nostre país al seguix sint el, el Furlan, no? Eh, com en con la fame, la fame sibars i frus i nevoses, el eh, sibiling mantenint un peu quel estil di vite que elé el nostre objectiu. Se bien yo, como veis, yo ya Romay, no hay, no eh, hay, y será con la pandemia aquí que no pueden saltar fuera ni su bande eh, eh, pero como que dice hay y el que festejaba en 53 años del fogolar, cuate si ves la responsabilidad de mantener la cultura. Eh, la civilidad fue la que eh, se ve eh, no, no conocí la historia del dante a nivel local pero eh, en todas las instituciones italianas al instituto de cultura Italiano de, de nuestra ciudad de córdoba la Dante estas la escuela escuelas la que se enseña el italiano y vengo, vi en que no no sabe ni escuela escuelas y vi eh, como optativo el, el italiano las una la escuela que se llama República de Italia allí hay dos enseñanzas que nos vienen a enseñar y frus dalla da, scuola elementare la pre elementare di, di 3 a 4 anni e dopo di 4 a 5 fino ai 12 che è la, la, la elementare dopo scommette la, la, la scuola media grazie professor Roya mi sente si sì. mi sente professor Roya posso sì, interromperla sì. mi sente si sì. sì, sì. la interrompo solo perché la ringrazio per questa introduzione, ma poi se vuole concludere la lascio, la lascio concludere, ma mi faceva piacere visto che lei sta parlando in friulano e proprio questo è il collegamento che abbiamo potuto fare, voluto fare proprio tra eh, questo viaggio no? Nel, nell'universo delle parole di Dante che parte appunto anche da, dall'universo fisico, pa, arriva all'italiano e arriva poi al volgare e al friulano, no? E volevo chiedere al professor Vicario che abbiamo il piacere di avere qui se, ascoltando appunto eh, un esponente illustre della comunità dei friulani in Argentina, ascoltandolo in friulano, parlando in maniera anche così accorata, così, quali sono le sue emozioni e anche sicuramente quasi tutti qui capiscono il friulano, però può anche darsi in estrema sintesi, se magari riassumiamo quello che ha detto il professor Roia, che però, insomma, penso che abbiamo capito tutti, però poi mi piacerebbe che lei facesse una domanda, ah, lo dicesse qualcosa su, su Antonio Roia, visto che abbiamo questo dialogo no, con eh, l'altro mondo, no, con eh, il nuovo mondo, e poi lasciamo proseguire poi il, il, il nostro ospite argentino. Bo, intanto, allora io eh, saluti, ecco friulano, eh, certo. saluti cordialmente il, il professor Roia di eh, Colonna Carroia, tra l'altro vinto in sale anche la mia Flavio Vidoni, che, che lui ha la citata insegnante di Lenge Fulane, che la di e eh, A lei parla bo, un gran placer. Eh, eh, per noi ascoltare, in diciamo, queste voci, in questo diciamo, modo, di che la Tremont parvieni no? che, rimonte, eh, che la memoria della nostra cultura, della nostra identità, di quelli che hanno lasciato il Friul dalla fine del millevo, naturalmente che mantengono eh, la loro identità, la loro cultura, eh, e anche diciamo, quest, quest, eh, sentiment di questo sentimento di appartenenza alla nostra età, e che naturalmente. No so, se ha una riflessione anche e no, anche e no chi, naturalmente se fa avanti rispetto rispetta questo eh, quest impegno morale di zincovin rispetta la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione. No so vin naturalmente di zincovin l'entfriul che si occupa di queste reti, dei nostri fogulars sparniciarsi in tutto il mondo e esempi particolari di chi eh, è il fagolar, a chi è di Colonia Carroia. E io, io, c'è tanta gratitudine al professor Roia, naturalmente eh, ai, ai suoi collaboratori, ai suoi amici dal, dal, dal fagolar, per dire la verità, perché queste testimonianze che ci danno eh, loro di molto che si tratta e che, che si va res di conservare. C'è che si va res di difendere la, eh, la nostra identità e la nostra cultura. E quindi c'è tanta grata, naturalmente. All'eonestri oblique moral, anche per noi, che il di avere un rapporto sempre più strength, sempre più forte, e sempre di collaborazione, sempre più, più buina naturalmente. Anche qui Nestris. Eh, emigrants eh, Talmont. Sì, ecco, io penso che eh, la lezione che ci danno i, i friulani di Colonia Carroia ci devono veramente impegnare anche noi, anche noi qui ad avere maggiore considerazione, maggiore rispetto appunto per quella che è l'identità culturale, l'identità culturale della nostra regione. Eh, che, ma naturalmente dobbiamo anche dire che grandi passi sono stati fatti, insomma grandi passi sono stati fatti, per cui quello che il professor Roia dice essere soltanto un obiettivo, soltanto un sogno per loro, quello di avere l'insegnante di lingue furlane, beh, devo dire che è una realtà ormai consolidata, una realtà ormai consolidata per noi, per cui sappiamo che ci sono normative di tutela di livello statale, di livello regionale che permettono anche ai bambini e anche ai ragazzi delle nostre scuole di avere un rapporto, di avere un rapporto con questa che è la lingua, eh, la lingua della regione. Ecco, quindi veramente penso che è una testimonianza toccante quella che ci viene, viene dall'Argentina, è una testimonianza che ci deve impegnare quindi a lavorare e a mantenere anche noi quelli che sono i caratteri della nostra identità. Quindi eh, grazie, grazie ancora al, al professor Roia eh, da parte nostra per la, sua, per la sua bella testimonianza. Grazie, grazie. Eh, professor Roia, prego, eh, come ambasciatore non solo dell'italiano nel mondo, come appunto diceva anche la professoressa Miseri, la società di Dante Alighieri tanto ha fatto no? per conservare e diffondere la lingua italiana e difenderla. E lo stesso col friulano, poi, dalla filologica a voi stessi. Questa identità friulana che prima è stata anche, diciamo, un po' messa da parte, adesso viene, sì, ormai da tempo, difesa e protetta e si spera che, insomma, anche da voi possa continuare no? a esistere. Sì, se, se vuole parlo, ma mi ha capito, sì. Eh, sì, 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 capito. Molto bene, grazie. E, e questo questi quest ottimi finestri, io lo hai messo anche con chi facevi parte da che lo presiedeva eh, Burelli il, il pleban, gli dicevi vieni di Falco perché in Argentina non vieni nessuno tenete conto che la popolazione argentina più del 50% a è di discendente italiani se non sono furlanza sono Piemontese, Calabrese eccetera eccetera, veneto spesso mi ricordi che eh, Desde 1965, y hay menazos, y me he cruz, me, de una escuela que yo fui aquí en mi país, en Buenos Aires, nos dice el presidente de la República, okay. que él era un italiano, que él bebe, él era nació, en un país de Génova, y dice a mis frus ¿me Complimenti per Vatis perché facevi parte di un popolo che mai ha domandato nulla al Stato. Sempre hanno lavorato, hanno avuto il senso di famiglia, di solito... Lui riconosceva che il furlanga era una lingua, non un dialetto come la professoressa dell'Università di, 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 di Siena, però... E, Como que dices, dice, el, el Furlan siempre se ha de eh, conocido, al a al largo de un país tan grande como la Argentina, eh, 10 kilómetros tanto del, del Océano Pacífico al, al Atlántico, como del norte al sur, han siempre, se han son siempre de conocidos. E allora non no, no podin la que che inestris frus i nostri joves di cui no conoixin la la furlana, perquè par che lanci bidoni sin daur che come no lo vin podunt però fa un jornadi sta storie dal fru dal friul par i frus ai di conoixin la storia del friul, di dai prins anni fin fin comu e eh? Però no hem no no pogut concretitzar el projecte perquè no s'hi pot saltar fort. Aquí, a món no s'hi pot fer reunions ni res perquè esperem el... que estan bé. La pandèmia ha acabat i ara podem tornar a, a concretitzar aquest projecte d'història que no hi diu i que la història de la civilització furlana. No? Per finire, us ringrazio ringraziare che il collega Mendpace che mi ha permesso di eh, tornare, senti il friul, e anzit la storia dal Dante, che Lubin, come os'isce, Lubin, conosciuta a scuola e alla università, che, che, che come eh, si torna, grazie a Dio si torna a, a valorizzare tutto ciò che eh, si riferisce alla lingua italiana. Grazie alla Dante, all'Istituto italiano di culture, e il, il Consolato generale d'Italia a Cordova ha obiettivi in quel senso e così che Spirindi porta in devano il nostro progetto. Grazie, grazie. Yes. Grazie, grazie. E prima grazie, grazie veramente a, al professor Roya da Colonia Caroy in Argentina, grazie anche al professor Vicario che ha eh, dialogato con lui. E io, prima di passare anche la domanda, le, le, diciamo passare alle domande anche del pubblico, o eh, se ci sono anche eh, qualche insomma, qualche intervento da, dall'esterno, sappiamo che siamo in collegamento in diretta con appunto con, quindi anche eh, si può assistere a, a, a distanza a questo convegno e io eh, ho anche una parola e una domanda per il, il professor Carbone quindi torniamo al tema delle montagne delle cime e delle vette nella biblioteca della società alpina friulana nell'archivio storico, Abbiamo, ho trovato questo libro fra i tanti, questo è il libro, eh, un libro di Giulio Scughi illustrato in tedesco, nel quale appunto che è stato donato alla società alpina friulana e con dedica, e la dedica è un passo di Dante, ve lo leggo. Eh, dal mondo consacrò Geova le cime, se ho letto bene, Dante, Valbruna, eh, settembre 35, Giulio Scughi, autografo, quindi io glielo consegno perché io ho fatto una ricerca e non l'ho trovato questo verso, questa frase sul, nella Divina Commedia, per cui sarei curiosa di sapere da dove è stato tratto, però è una cosa che mi permette anche di collegare no, Dante poi alla, alla storia della società alpina, come poi alla fine siamo tutti un po' collegati con queste istituzioni storiche, la filologica, il Fogolar, le istituzioni argentine, la società di Dante Alighieri. Glielo passo, eh, professore? E le chiedo un ulteriore commento. Adesso non mi ricordo. Questa, eh, vabbè, insomma, non può sapere tutto. Questo verso. <ride> la, la, la visione di Dante delle montagne è, da una parte, quella che vi ho raccontato. Dall'altra parte, eh, mi viene in mente, in Paradiso, a un certo punto, allora, eh, perché esiste la forza di gravità? La forza di gravità esiste perché siamo pieni di male. È il peccato che ci tiene attaccati alla terra. Eh, una volta che eh, siamo totalmente purificati dal male, a questo serve il purgatorio, ci sgraviamo di tutta questa zavora e automaticamente, questa è una bellissima espressione di Goethe: precipitiamo in cielo. Precipitiamo in cielo. Il, il percorso che fa Dante è una parabola attraverso i cieli. A un certo punto, lui vede le cime, cioè in realtà, vede la terra. E eh, come dicono gli astronauti, eh, la Terra gli appare gli astronauti dicono che la Terra gli appare molto preziosa. E, eh, tutti gli astronauti dicono come facciamo a trattare male questa meraviglia azzurra in un deserto di, 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 di stelle, di, di, di pianeti aridi. No? Dante vede la piccolezza della Terra, la piccolezza dei fiumi, la piccolezza delle montagne e questa cosa sicuramente resta. Nella memoria di un grande lettore di Dante che è stato Giovanni Pascoli, in una poesia famosissima che è il 10 agosto, parla della terra vista dall'alto come terribile ma scritto benissimo l'atomo opaco del male. No? Distacco... Eh, questi sono i pensieri che mi sono venuti al volo proprio per libera associazione sulla base del. Di questo libro che sarà bellissimo. Ci sono delle illustrazioni mm. stupende, ci mm. sono delle fotografie meravigliose dell'epoca, mm. quindi sono stupende sicuramente. E, ed è certo che sì, eh, guardiamo, cioè la bellezza anche della natura no? che, mm. si, che si manifesta, no? perché poi alla fine il paradiso è in cima al famoso monte del purgatorio, è vero? Mm. Cioè Comincia quando... da là in poi. Esatto, mm. per cui poi, vabbè. Insomma, ci, ci, ci si eleva e quanti, quanti viaggiatori, alpinisti, esploratori hanno sempre fatto il collegamento no? tra l'ascesa alle montagne e l'ascesa diciamo, a Dio, al cielo, anche all'ascesi no? e alla bellezza. Quindi sicuramente eh, diciamo che questo possiamo, possiamo dirlo. Bene, io insomma, se avete qualche domanda molto volentieri, ho sentito parlare del professor Vidoni. O chi vuole insomma, intervenire? Abbiamo qui appunto anche il, eh, il professor Roia dall'Argentina, sarebbe bello anche sentire qualche commento e, e certamente ci fa piacere. Se abbiamo qualche... eh, tra l'altro voglio dire ringraziare il professor Carbone perché ci ha concesso l'immagine di una delle sue illustrazioni di questa mostra che è in corso a Cormons, ha detto la professoressa Miser in questo momento, che è Pictura Dantis, queste visioni dell'inferno e appunto l'illustrazione che abbiamo nella eh, locandina, nell'immagine, nel manifesto di questo, di questo convegno è proprio una delle illustrazioni Insomma, la frase celebre, vero? Ecco, io approfitto proprio per chiederle qualcosa su questo lavoro artistico, letterario, insomma, ho visto che anche nel sua, nella sua relazione lei ha inserito anche delle sue, dei suoi disegni, insomma, per cui non solo studioso delle parole del, del poeta, ma anche ispirato per, per, per illustrarlo, per disegnarlo, che è anche molto, molto interessante. Allora, eh, disegnare Dante è una cosa che ha una lunghissima storia. Eh, esistono delle edizioni illustrate della Divina Commedia che sono degli assoluti capolavori: eh, Stradano, Zuccari, Botticelli. Ha fatto delle. Botticelli probabilmente è l'unico che è riuscito a darci un'idea della parte indisegnabile della Divina Commedia, che è il Paradiso. Eh, il Paradiso. Eh, è letteralmente indisegnabile perché, dal terzo cielo in poi in particolare, è luce su luce, talmente luce che il nostro bianco, dice Dante, sarebbe un colore sporco rispetto alla luminosità del paradiso. Le anime non hanno più una forma antropomorfa, sono dei puri eh, punti di luce. Dio stesso è un geometrico punto di luce infinitamente luminoso, quindi è assolutamente indisegnabile. Botticelli riesce con una purezza eh, data da semplici tratti di matita, purissimi, a dare la sensazione del paradiso. Detto questo, ehm, questa è una cosa che diceva già Leopardi da giovane nello Zibaldone: eh, e Dante è uno che, come lo leggi, lo vedi, cioè, è uno scrittore eh, che immediatamente nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovi in una selva scura, vediamo la selva, no? Ed ecco al che appare la Lonza, cioè una specie di pantera e la lupa che è magrissima e piena di fame, sono tutte cose che si vedono, è molto visuale. Quindi ci hanno provato in tanti, è un po' come nel caso di, quel, di quell'esploratore, diciamo, Albert Basserman diventa quasi un per chi sa disegnare un po' almeno. Quindi è il mio, io. Ho avuto bisogno di disegnare Dante perché disegnando poi eh, vedo meglio. Faccio un esempio che faceva Moravia in una recensione all'Espresso, niente poco di meno che in un film di James Bond. Moravia scriveva, eh, John Fleming, no, l'autore dei romanzi di 007, cosa scrive? James Bond era seduto al bar dell'aeroporto e beveva un martini. Lo vedete? Certo che lo vediamo. Ah sì? Quanta luce c'è? Pioveva, è bruno? È biondo, ha le gambe accavallate, il martini è pieno, è contro luce, c'è l'oliva. Queste cose Gianflemi non, non le dice, no? Ma allo stesso tempo a noi basta quella frase per farci un film, si dice, no? Per vederla. Allora però una cosa è questa sensazione, che è una sensazione olistica, cioè. Proprio di avere tutta l'immagine in un colpo solo, e poi la frase dopo dirà: arriva qualcuno, arriva una bella bionda che lo distrae. E noi continuiamo a vedere. Una cosa è quello che poi diventa l'immagine eh, reale, no? che, e quindi devi aggiungerci, devi prenderti la responsabilità di aggiungere un sacco di dettagli che nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovi in una selva oscura, questa selva oscura com'è fatta, no? Quanta luce c'è, ci sono quanti alberi, eh, come è fatto il colle, eh, e così. Eh, quindi per me disegnare era un, è una maniera di vedere meglio, no? Eh, certo. Quindi questo era il mio bisogno. Grazie. E un'altra curiosità però adesso per il professor, Viso, eh, per il professor Vicario. Eh, Dante illustrato, Dante in friulano soprattutto la commedia, si può tradurre un monumento come la commedia, si è tradotto, si traduce, avete anche presentato e presentate opere varie in Friulano e mi pare di recente proprio ieri, e quindi mi piace ecco, interrogarla su appunto non illustrare ma tradurre il, il sommo poeta in eh, Parfurlan. Allora diciamo questa qui è un'operazione che si compiti diciamo, normalmente è vuol dire creare degli altri ambienti per la, per la comunicazione di eh, contenuti, insomma vuol dire rileggere quello che è, che è, il, che è il messaggio originale diciamo in, eh, in altre forme. È una cosa, devo dire, questo della traduzione che può sembrare una cosa curiosa, no? quindi tradurre in friulano che eh, in realtà ha una sua lunga tradizione, Ha una sua lunga tradizione se pensiamo. Già alle prime traduzioni delle sacre scritture, con i catechismi, con i vangeli, questi qui sono lavori che eh, abbiamo già dal 1700 in forma piuttosto compiuta, ecco, per arrivare poi a tutta una serie di altre traduzioni, soprattutto goriziane: bisogna dire, soprattutto goriziane, di grandi classici della letteratura tedesca. Ecco, qui, diciamo, nell'Ottocento, soprattutto c'è una grande. Attenzione alla comunicazione, eh, alla, alla comunicazione tra le lingue. E anche quello, eh, anche quello di Dante, naturalmente, è stata una sfida per il friulano, come bisogna dire, è stata una sfida per molte altre lingue, per molti altri dialetti anche, per esempio. Eh, per esempio, eh, recentemente è stata completata anche una traduzione della Divina Commedia in Triestino. No? Quindi sembra questa qui una cosa ancora più difficile <ride> di quella che non possa essere per il friulano. Eh, in realtà, c'è diciamo, questa, questa sensibilità da parte di tanti autori a misurarsi con questo colosso della letteratura mondiale no? che è Dante eh, in modo particolare per la, per la commedia eh, e quindi insomma, cioè non sono mancate traduzioni friulane eh, della, della commedia, ce ne sono numerose, ce ne sono numerose, alcune sono complete, altre sono soltanto alcuni canti. Eh, eh, alcuni canti, e proprio la scorsa settimana, la scorsa settimana eh, abbiamo presentato quello che è la traduzione La Vita Ignove, no? quindi quella che è la traduzione di Questa Vita Nova, Questa Vita Nova che è quella raccolta di liriche commentate dallo stesso Dante eh, in ricordo della sua amata Beatrice. Ecco, quindi diciamo che l'opera di traduzione è un'opera normale in cui il traduttore rilegge l'opera, eh, l'opera eh, originaria naturalmente mettendo la sua sensibilità e portando anche quello che è l'uso vivo delle locuzioni della sensibilità e delle strutture e della ricchezza polifonica che ogni lingua che ogni lingua ha ecco, quindi anche per quanto riguarda il, il Dante friulano diciamo abbiamo una pluralità di queste espressioni come una pluralità è anche eh, quella dei codici danteschi che sono conservati che sono conservati in friuli ma naturalmente di queste cose qui sentiamo parlare ogni giorno perché in questo settecentenario della morte di dante sono moltissimi gli istituti che si impegnano proprio per onorare la figura e l'opera di questo di questo grande del passato grazie grazie bene possiamo a questo punto, se non ci sono domande, ah, le abbiamo. Prego, Il microfono, eccolo. Approfitto della situazione per salutare l'amico Antonio Roya che è dall'altra parte del mondo. Mandi Toni, Sperin di Poderiodi, sì. Tipo eh sì, eh sì. Per continuare il lavoro che abbiamo intrapreso, comunque posso garantirti che eh, da parte del, dell'Università di Udine la, la, dobbiamo solo trovare il modo di, 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 di poter portare, eh, come si era programmato, questi sette eh, docenti, uno alla volta, ovviamente, a pandemia eh, ovviamente scomparsa, perché prima. Se ne parla, dobbiamo solo trovare eh, i tempi e i modi giusti, comunque il lavoro sta andando avanti, ecco quindi. Eh, le persone sono già state individuate eh, quindi è già un buon passo. Aspettiamo che finisca la pandemia e poi vediamo di, di portare a termine questo, questo progetto. Ecco molto, molto. Così per riavere anche questa questo contatto con, eh, anche con i miei ex allievi fra l'altro che sono stati abbastanza numerosi, no? in questi tre corsi che abbiamo fatto laggiù. Ok, mandi Toni, stammi bene. Eh. Eh, grazie, ci... grazie. E noi ci sentiamo. Grazie. 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 Eh, grazie, eh, grazie. Il professor eh. Flavio Vidoni ha sì. parlato. Sì, sì, grazie. Grazie professore. E eh, no, è molto, molto bello che siamo riusciti a creare questo ponte grazie appunto all'associazione Due Mondi che ci ha coadiuvati in questo lavoro e, e quindi sì anche il messaggio diciamo un po anche l'appello ma anche insomma la, la riflessione della, di Antonio Roia da Colonia Caroia insomma è stata raccolta abbiamo qui il presidente della filologica Flavio Vidoni e il pubblico e anche il pubblico che ci segue a distanza perché appunto queste, questa cultura queste tradizioni non si ma continuino a essere vivacizzate anche con il sostegno della, della patria, diciamo, della, della lingua friulana. No? Ecco. A proposito di montagne, abbiamo visto che eh, Dante parla di montagne che non ci sono vicine, come per esempio la pietra di Bismantova, che però è un luogo frequentatissimo di arrampicata e di gite e di escursioni, non è proprio un luogo così remoto e. e è un posto conosciuto anche da, da tanti diciamo, friulani o, o dai nostri soci dell'Alpina che vanno a visitarla in escursione perché è un posto straordinario. Insomma, no? Ma è vero che proprio si dice che in cima alla pietra, dove c'è questo punto pianoro, fosse da lì, no? Veramente che fosse, fosse stato ispirato Dante per, per poi co costruire il monte del Purgatorio. Eh, queste sono illazioni, ah. ce ne sono quante ne vuoi. Eh, una volta mi hanno fatto fare a Duino una, una conferenza perché a Duino c'è uno scoglio che si chiama lo scoglio di Dante, sotto ah, okay. il castello, <ride> e allora eh, era, era molto, ci ho guadagnato una cena. Era molto imbarazzante dover dire che forse Dante non è andato mai neanche a Treviso, non è sicuro neanche che sia stato a Treviso, sicuramente è stato a Verona. Ed è molto difficile, si può ipotizzare tutto: il fatto stesso che a un certo punto, appunto, per dire come sono eh, le arche di fuoco in cui sono tenuti gli eretici, cioè in realtà gli atei, gli atei non credono che il, eh, sopravviva qualcosa al corpo, bene, per contrapasso nell'inferno il loro corpo è tenuto in una torre e quando ci sarà il giudizio universale, la tomba sarà chiusa nel fuoco. Allora, cosa dice Dante? Dante dice ci sono due cimiteri simili: uno è ad Alicamp in Provenza, sotto Arle, l'altro è a Pola. Allora, è stato a Pola. Chissà se è stato a Pola. È molto difficile. Non dovete immaginare che una persona nel 300, per andare, che ne so, da Verona a Pola, prendeva l'A4, eh, iniziava un viaggio terrificante. Eh, che doveva essere molto motivato, no? era estremamente costoso <ride> e probabilmente Dante, questi viaggi li faceva una volta che aveva un protettore perché c'era un conte, un, non so, il can grande della Scala, che gli diceva vai lì per fare questa missione diplomatica, per esempio. No? Non esisteva il turismo. Per cui, sì, possiamo immaginare anche che sia stata a Bismantova. Eh, come no possiamo immaginare come è vero che però anche se non c'è andato di persona poi qualcuno ce lo ha messo come nelle grotte di Tolmino l'illustratore il, Basserman è convinto che lui è stato lì è convinto lui ha avuto una specie di esperienza mistica quando è andato in quelle grotte ha detto sicuramente Dante quando ha, ha pensato al lago finale no? non può che essere stato qua dentro sì, Basserman è un uomo molto intelligente ha avuto una visione poi quando era vecchio ha un po' esagerato perché sapete che c'è una sola profezia praticamente nel, nel vera nella Divina Commedia, che avrà il veltro. Cioè, il cane da caccia che mangerà, che distruggerà la lupa. E lui a un certo punto era altrettanto convinto, come, come lì aveva visto Cocito, che il veltro era Adolf Hitler, per cui insomma capite che si dicono tante cose sulla ah. divina, <ride> <ride> divina con me. Insomma, avremo modo di riparlarne. Mm. Dante è veramente enorme nelle sue, mm. nella sua insomma, scienza, conoscenza e scrittura. Bene, allora ringraziamo, ringraziamo il professor Carbone, il professor Vicario, il professor Roia da Colonia Caroli d'Argentina, la professoressa Misery, Blasina Miseri per la società Dante Alighieri, Umberto Sello per la società Alpina e tutta la società alpina friulana che ha permesso la realizzazione di questo convegno e all'associazione eh, Due Mondi e quindi ci diamo appuntamento insomma, per le prossime, i prossimi incontri che terremo in futuro e grazie quindi viva Dante <ride> grazie, grazie a voi.